Sorry, it's DJ. Allora, buonasera. Dunque, sono le 19:08, 19:10, non so, devo decidere da che parte andare, andiamo di qui. E allora, questo video è una novità, perché come vi dicevo, quando porterò Giorgia ai Pop, siccome ho un'ora buca, vorrei andare a camminare. E ho avuto l'idea di farvi dei video mentre vado a camminare. Però volevo anche chiedervi se magari, siccome andrò a camminare due volte a settimana, magari una volta faccio il video e una volta magari... Segnale GPS perso! Ecco. Oh, ciao cagnolino! Ciao! E niente, quindi fatemi un po' sapere cosa ne pensate. Allora, principalmente oggi mi sono vestita così. Ma ovviamente dovrò cercare delle tute e poi la borsa non va bene ovviamente, quindi quando andrò a camminare devo prendere un marsupio perché la borsa non va bene, anche se questa tracolla non va bene. Alla fine di ogni video, ecco perché con la live non lo posso fare, vi metterò lo screen del percorso che ho fatto e di quanti chilometri ho fatto. Stavo pensando a dove andare perché poi c'è gente e quindi cioè parlare proprio così siamo una mappa. E niente. Infatti volevo andare in posti un po' più, non dico isolati, però dove magari c'è meno gente, perché sennò è difficile parlare. Quindi diciamo che c'è un po' meno, c'è la gente c'è ma è più in là, verso la strada. E qui c'è una cosa. Adesso vi faccio vedere. Facciamo il giro. Andiamola a vedere davanti. Adesso cado, Immaginavo fosse questo perché c'è una... come si chiama? Vabbè, quelle lì che si buttano, un'ancora. E quindi immaginavo fosse per i caduti al mare, ecco. E niente, quindi adesso facciamo un po' un giro, vi farò vedere anche un po' come avete visto il posto e non solamente me. Diciamo che ecco, in live sarebbe un po' più
Bello perché così voi mi scrivete, io vi scrivo. Però parlare è un po' più complicato mentre si cammina. Poi volevo anche dirvi che Maurizio e Gabriele, no, Maurizio e Manuel si sono iscritti in palestra. E niente, c'è una palestra qui che fa una buona offerta, puoi andare sempre quando vuoi, mi piacerebbe andare anche a me, però io, vabbè, a parte il fatto che non è che sono una molto sociale, ecco, e poi non mi piace tanto andare in palestra. Quindi per adesso cominciamo con le camminate. E poi si vedrà. Intanto iniziamo così. Ah, ieri che ho messo questo la bilancia, lo vedrete, l'avrete vista come prima clip, mi sono pesata. Sono 86 kg, ma vabbè, non è che c'è molta differenza, avevo il telefono in mano, se no ero 85,8. Però dato che poi mi peserò sempre con il telefono in mano, sarà uguale, nel senso che vedrete anche voi che. Cos'altro vi volevo dire? Vabbè, già ricominciati poco. E invece Giada sta proseguendo con ginnastica artistica. Adesso vediamo un attimino Gabriele, Sabrina. Loro vorrebbero fare nuoto. Solo che Gabriele, per via dei suoi bronchi, non è che è molto consigliato, perché però può anche riprovare. E invece Sabrina, perché prima vorrei che si sistemasse quelle unghiette. E quindi o cerca un altro sport, oppure stavo pensando di ideare qualche cosa io da fargli fare, di non troppo faticoso, e da fare magari insieme a me quando non vado a camminare, perché comunque andrò a camminare solamente i giorni in cui Giorgia è qua, che sono due, appunto. E quindi magari gli altri giorni possiamo fare degli esercizi assieme, anche semplici, non per forza cose, cioè ovviamente semplici perché comunque sono tutti, se no vediamo un po' cosa riesco a trovare. Il problema è che c'è un sacco di gente, quindi ovunque vado mi vedono che parlo nel telefono, pensano che sono male. Ho lasciato a casa per cena la minestra. L'ho fatta con gli avanzi di verdura che avevo in frigo. Ho fatto che buttare dentro tutto. Prima di uscire ho messo su la pentola dell'acqua, così già il sale,
così Maurizio butta giù il riso e fa mangiare i bambini prima che io e Giorgio torniamo, perché comunque torniamo alle 8, 8 e 10, 8 e un quarto, quindi diventa complicato, viene poi troppo tardi. Qui ci sono le panchine per Sara, così almeno le vede. E... cadendo. E adesso precisamente sono in corso bagno. Prima o poi penso che parlerà Runtastic. Come app sto usando lei, che adesso si chiama in un altro modo, a Running, e prima o poi dovrò andare da più me, che è il vecchio Hypersop. Non ci sono ancora entrata, oddio, in questo momento mi ammazza che stava correndo. Io non sono ancora pronta per andare a correre. È già tanto se riesco a camminare. Che ore sono? Non lo so, guardo un attimo. C'è tutta gente che corre, sono l'unica pazza, poi vista così non sembra che sto andando a camminare, sembra solamente che sto camminando, quindi assolutamente devo cercare delle tute o anche dei leggings tipo quelli là sportivi comunque che ho, e basta. Poi vabbè, adesso fa ancora mediamente caldo, diciamo, perché adesso sono le, ci ho guardato, tipo 19, 18 e 30 e ancora si sta bene, maniche corte, però l'andare del tempo non sarà così. Distanza 1 chilometro, durata 14 minuti 43 secondi, ritmo 14 minuti 43 secondi al chilometro, 78 kilocalorie consumate. Non so se la sentite che parla, stavo guardando che ho visto il manifesto di mio zio. E... e niente, sto andando verso Corso Bagni proprio, siamo quasi alla fine, e niente, là c'è la palestra dove andranno Maurizio e Manuel, laggiù Fit Express, che è proprio sotto al McDonald's, è la palestra dove andranno loro, e lì c'è Tigotà e poi là c'è il Conad. È una bella palestra, solo che per il momento, come vi dicevo, vabbè, qui ci sono i giochi che hanno chiuso, aspettate che vi allargo, che hanno chiuso perché venivano giù, qua ne hanno messi di nuovi ma li hanno chiusi, penso per via sempre del Covid, che poi oltretutto questo è molto carino perché ha la pedana e va bene anche per le persone di, cioè penso che sia fatta per le persone disabili, anche per i bambini magari disabili, che così, ecco, lì infatti c'è la spiegazione, perché così possono andare anche loro sui giochi. Poi qui c'è questo qui per giocare a Tris, lì un aggeggio per arrampicarsi, altre panchine per la gioia di Sara, e boh, e qui è tutto verde
così, cioè, Corso Bagni è un viale alberato praticamente. Qui questi palazzi sono nuovi e devono essere molto belli ma anche molto costosi. Non chiedetemi cos'è questa cosa di pietra perché non ne ho idea. Per il momento ho fatto 1 chilometro. Ma adesso poi torneremo indietro, però faremo un po' di giri per cercare di... Non so quanti riuscirò a farne perché comunque è un po' difficile, ecco. Quindi voi fatemi sapere se vi può interessare una live mentre vado a camminare. Per adesso vi acchiappate questo video. Il mal di pancia, il mal di stomaco ce l'ho ancora. Non so se sono state coliche o altro. Altre panchine per Sara. So solo che non sto benissimo, cioè non capisco se devo andare in bagno, se è aria. Stavo guardando che qui c'è un wow, c'è un negozio penso dell'usato, presumo. Ci sono tantissime cose, macchine da cucire, tazzine, una cucina completa addirittura nera, tutto stipato qua dentro, ed è interessante che la cucina è molto bella. E poi c'è un'ellittica che non mi interessa perché ce l'ho già, ma c'è una cyclette, delle sedie molto belle. Anche qua c'è un'altra cucina però più sul bordeaux. Vedete quante cose, interessante quella zucchetta lì per Halloween. Ci sono tantissime cose, anche di qui. Andiamo a camminare, non sbirciamo, che il tempo passa e i chilometri sono pochi. E niente, quindi sinceramente non so più cosa dirvi. Mi piacerebbe anche andare in bicicletta. Una volta io e Maurizio andavamo molto in bicicletta, solo che poi sono nati i bambini e abbiamo smesso. Però andavamo in bicicletta una volta, eravamo dei ciclisti. Beh, Maurizio quando era piccolo è stato, scusate, nel pedale acquese, non era a livello agonistico, penso, non era in cima tra i più bravi, però l'ha fatto. Volevo farvi vedere che poi non me l'ho ancora fatto vedere, mi sono tagliata le unghie perché mi davano fastidio, erano diventate troppo lunghe e non le sopportavo più e quindi le ho tagliate sia di qui che di qui. E poi adesso quando andrò di nuovo il 6 di ottobre, perché questa ragazza è andata via e quindi appena torna vado di nuovo, me le faccio fare così corte perché almeno riesco a fare tutto. Adesso vi faccio vedere il palazzo. Bello, fa anche un po' ansia con questi archi così grossi. E dentro ci sono già dei negozi, però gli appartamenti devono essere molto molto belli, solo che essendo nuovo, fatto da qualche anno, saranno anche molto cari ovviamente.
Sì. È la chiesa dove ci siamo sposati io e Maurizio. Si chiama Madonna Pellegrina. Ho sempre amato questa scala e queste due scale così, con la Madonna, bellissima. Certo, sarebbe da sistemare un po'. Sono le 19:40 e ho fatto quasi 2 chilometri, pochissimi in realtà. Però devo anche stare attenta ad attraversare e poi c'è tantissima gente che corre. Ma che cammina poco, cioè nessuno veramente. È quello che dicevo, la prossima volta mi devo prendere sicuramente un marsupio o lo zainetto. E poi boh, vedrei. Sto anche cercando di far espandere un progetto e poi mi piacerebbe realizzarne un altro, ma vediamo un po' se ci riesco. No. Altre banchine per fare.
quasi alla fine di questa prima camminata. Sto facendo la salita che mi porta poi da Giorgia. Questa è la pezza più dura. Mi fa anche male un piedonzo. Non so come mai. Comunque, questa prima run di camminata è quasi finita. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se anche magari non tutte le settimane, ma se vi va di fare una live mentre vado a camminare, se magari può aiutarvi e motivarvi, magari andiamo a camminare insieme durante la live. E io spero che questo video è diverso dal solito. Questa nuova rubrica vi piaccia. Magari qualche volta la possiamo fare anche mentre facciamo gli esercizi. Non ce la faccio più. La salita mi ha uccisa. E boh, io sono arrivata. Mi raccomando, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate appunto del live e di fare magari qualche video live mentre facciamo gli esercizi. Vi mando un bacione e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao.